Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo format. Sì, perché con questo video noi diremo addio a Hollywood e presenteremo un nuovo format che è appunto BL In & Out. In questo format noi diremo semplicemente cosa ci è piaciuto appunto In e cosa non ci è piaciuto Out delle nostre amate BL. Come primo video di questo nuovo format io ho scelto di recensire una BL che mi è piaciuta molto. È una BL taiwanese, si chiama Kiseki Dear to Me ed è composta da 13 episodi. In Kiseki la coppia principale è composta dal protagonista, scusate ma li leggo perché i nomi non me li ricorderei mai e ripeto mi scuso anche ancora un po' per la pronuncia se non è corretta. Imparerò anche il taiwanese prima o poi. Quindi dicevamo il protagonista che è Taro Lin che interpreta Zong Yi e poi c'è il suo compagno di coppia che è Su Kai che interpreta Zerui, ma in realtà c'è anche una seconda coppia che è composta da Nat Chen che interpreta Chen Ai e poi da Louis Chang che interpreta Heidi. E questa seconda coppia, ma lo vedremo tra poco con appunto i pollici in su e i pollici in giù, e è stata veramente talmente meravigliosa, favolosa, che ha oscurato assolutamente la coppia principale, almeno a mio modesto avviso, ma anche avendo letto un pochettino nei vari blog che sono stati tutti molto più colpiti da questa seconda coppia rispetto alla prima. Kiseki parla di storie di mafiosi, quindi praticamente le varie bande, i vari gangster della mafia taiwanese e così via. I nostri personaggi, tranne il protagonista, fanno tutti parte di qualche gang e il nostro protagonista ci viene infilato involontariamente in mezzo. A me all'inizio non ha fatto impazzire perché ho saputo appunto subito che il protagonista andava in prigione per tanti anni e tutto quanto e quindi questa cosa a me non mi era piaciuta, anche perché dall'inizio sembrava per una sciocchezza. Poi invece ho detto va bene, ne stanno parlando tutti bene, continuiamo a guardarla. Ho continuato a guardarla e ho fatto benissimo. Perché? Perché poi la questione si evolve e in realtà il motivo per cui va in prigione è un altro e ben più importante, e anche per salvare il suo amato. Quindi merita assolutamente la BL di essere vista e nonostante ci sia appunto qualche scena un po' cruda, in realtà veramente abbastanza poche, però è una buona sceneggiatura, una buona regia, gli interpreti, gli attori sono stati veramente veramente bravi e i loro personaggi sono stati scritti e interpretati veramente veramente bene. È una serie che veramente assolutamente merita la sufficienza come minimo. Ma adesso passiamo, come ho detto, alle cose pollice in su che ci sono piaciute e quelle pollice in giù che non ci sono piaciute. In Kiseki la prima cosa che mi è piaciuta veramente tanto è la seconda coppia. La seconda coppia è fantastica. Appunto i personaggi di Heidi e Chen Ai sono veramente talmente così carismatici e particolari che veramente rubano la scena, anche perché la prima coppia sì è carina, però è molto sul classico andante, mentre la seconda coppia è veramente un miscuglio di emozioni tra rabbia, amore e chi più ne ha più ne metta, e crea veramente una ship tra le migliori che io ho visto in tutti i vari BL, quindi non soltanto quelli taiwanesi. Un altro pollice in su va ai cameo che ci sono in questa BL. Allora, le BL taiwanesi non sono moltissime, però hanno una buona qualità e hanno già praticamente portato in alcune BL dei crossover tra appunto BL stesse. E in questo caso non sono crossover, che a me comunque sia fanno impazzire molto di più i crossover, sono comunque dei cameo di attori anche nelle coppie che hanno portato nelle altre BL, non i personaggi, badate bene, ma le coppie di attori, e hanno fatto dei cameo appunto qui in Kiseki, e a me anche se sono solo dei semplici cameo comunque mi sono piaciuti tantissimo. Allora,
abbiamo i camei di due attori che hanno interpretato, anche qui li leggo, scusate, ma non ricorderei mai assolutamente i nomi, Jump the Boy e Anti-Reset, e sono Leo Kai e Akai. Poi un'altra coppia che a me è piaciuta tantissimo, perché mi è piaciuta tantissimo anche la BL, sono i due protagonisti di Beloved in House, e quindi Aaron Lai e Hank Wong. E poi un'altra coppia, anzi in realtà tre attori che sono stati presi per fare un cameo da un'altra BL, sono gli attori di Plus e Minus e anche di alcuni history, quindi Cheng Yuan, Max Lin e qui lei. E come dicevo, a me i cameo piacciono tantissimo, ancora di più crossover, ma ci accontentiamo questa volta anche di semplici cameo che comunque hanno dato un po' di colore in più a questa BL, quindi pollice in su. In questo format, quando recensirò appunto le BL, darò il pollice in su anche al mio personaggio preferito, quindi personaggio, non attore, stiamo parlando proprio del personaggio. In questo caso il mio personaggio preferito è Heidi. Heidi è quel tappeto biondo che a me ha letteralmente fatto impazzire. È piccolo, ma allo stesso tempo letteralmente un vulcano. È stato quello che ha rivoltato la BL come un calzino, come si suol dire, no? E tu vedi questo qui che non gli daresti niente, qui a Roma si dice, cioè lo vedi è un soldo di cacio, e invece no, è il più secondo me carismatico di tutti, è quello che ti fa ridere più di tutti, ma ti fa anche strappare qualche lacrima più di tutti, ti fa innamorare. E sono contento che nella seconda parte di questa BL danno molto spazio appunto alla seconda coppia, perché il suo compagno, il compagno del personaggio appunto di Heidi, che è, scusate, Cheng Yi, è veramente bello come ragazzo, anche più bello di Heidi. Però Heidi ha, non so, quel fascino del piccolo bad boy che ti rapisce assolutamente, quindi veramente il mio personaggio in assoluto preferito di questa BL è Heidi. Passiamo ora invece ai pollici verso. E in realtà ce ne sono pochi in questa BL. Una cosa che non mi ha fatto impazzire, come ho già detto, è stata un pollice verso va all'inizio, perché all'inizio parte un pochettino lenta e non mi stava piacendo la storia come stava prendendo la piega. Poi sembrava una cosa abbastanza scontata, normale, e invece se resisti i primi 3-4 episodi, poi veramente è un'escalation di emozioni. E un altro pollice verso va al villain, al cattivo, che sarebbe un personaggio, sempre un gangster, che della banda, che ama non il protagonista ma il suo compagno, che è Zerui. Allora, diciamo che in realtà cioè alla fine lui muore, questo personaggio, però come muore ci sta. L'unica cosa, io metto il pollice verso perché a me dispiace sempre quando muore qualcuno, soprattutto se è un bel ragazzo. E come muore mi dispiace, perché muore veramente per amore e mi è dispiaciuto tanto, per questo il pollice verso. Ma questa è una cosa, non è un errore o altro, è una cosa veramente puramente soggettiva mia. L'ultimo pollice verso va alla coppia principale, che non mi ha entusiasmato quasi per niente, anzi ho detto all'inizio la stavo proprio per abbandonare questa BL per la poca ship tra i due. C'è un po' di differenza di età, ma comunque qui non si nota tantissimo, quindi mi va bene. A me sinceramente non piace tantissimo quando c'è troppa differenza di età. Ma a parte quello lì, non so, la coppia principale, non ho già detto, non mi ha entusiasmato, non mi ha trasmesso quasi niente, soprattutto all'inizio. Poi dopo è migliorata anche quella, però comunque sia, secondo me rimane un punto debole, quindi un pollice verso di Kiseki. Se vi è piaciuto questo video, se vi piace il nuovo format, scrivetelo qui sotto al video stesso, commentate scrivendo anche voi le cose che vi sono piaciute o non piaciute di Kiseki di Art to Me, e ci vediamo per un prossimo video di BL In & Out. Sarangè!